Nella Christi Fidelis Laici si dice: in quest'ora magnifica e drammatica della storia, noi siamo qui a nome di tutti i popoli del mondo e la nostra festa è destinata a tutta l'umanità. Oggi, nella cultura contemporanea, mi sembra che il concetto di liberazione stia acquistando un significato più ampio che in passato. Del resto, anche il concetto di libertà si è dilatato oltre il semplice significato di libero arbitrio. Libertà è diventata sinonimo di vita pienamente umana. Sì, perché la libertà è la caratteristica che distingue noi, uomini e donne, da tutti gli esseri dell'universo. La libertà è prerogativa umana, ma ciò significa che ci è data perché diventiamo veramente umani. Siamo uomini e donne per nascita, non potremmo non esserlo, ma umani è compito nostro diventarlo, sceglierlo e volerlo. Chi lo impedisce agli altri è un tiranno. Chi rinuncia o non si cura di diventarlo è un fallito. Per questo libertà vuol dire responsabilità. Si è liberi se si consente ad essere responsabili, chiamati a vivere per gestire questa nostra esistenza in modo da risponderne. Lungo questa strada si diventa umani. Libertà allora non è soltanto responsabilità, ma è corresponsabilità di tutti all'impegno di far più umana la vita di tutti. Amo la libertà, ma amo la libertà perché ho bisogno di sentirmi umano, in un mondo umano, tra persone simili o diversi da me poco importa, ma che siano umani. San Paolo ci dice: fratelli, Dio vi ha chiamati alla libertà, ma non servitevi della libertà per i vostri comodi, anzi, lasciatevi guidare dall'amore di Dio e fatevi servi gli uni degli altri. Questa è la prima grande scelta cristiana della nostra vita. Buonanotte, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.